complesso è Vivere Verde, in una zona detta il Molinello, formata da una decina di edifici, metà i primi di un colore azzurro carta da zucchero, gli altri verdolini, e sono tutti palazzine di 4 piani con 3 appartamenti per piano, in mezzo a un grande giardino comune con tutta una serie di servizi, giardiniere, cura degli alberi eccetera, e dotati di garage e terrazze e cantine, quindi estremamente, diciamo, comodi. 200 metri dal mare, dalla Torania, e dalla spiaggia, vicino al centro, in 10 minuti a piedi si può arrivare, servita di autobus, quindi insomma è, diciamo, comoda e al tempo stesso meno, diciamo, meno trafficata che non ovviamente il centro. Ha tutta una serie di vantaggi, appunto la vicinanza alla città, il mare, il verde, che la rende ideale sia per chi ci vive tutto l'anno, sia per chi ci viene in vacanza come molti di noi o come noi in particolare. Beh, c'è da dire che io sono nata a Senigallia, io e mio fratello siamo nati qua, e quindi è comunque un punto di riferimento cui si torna sempre volentieri. In realtà ciascuno di noi vive lontano da Senigallia, io a Padova e i miei fratelli uno a Bologna, uno a Erba in provincia di Como, però ci si ritrova ancora adesso quasi sempre per almeno qualche giorno assieme qua a Senigallia. La casa in realtà era stata usata soprattutto dai miei, quali, quando mio padre è andato in pensione, praticamente venivano da maggio, giugno fino a ottobre e stavano e ci vivevano qua, che posto sicuramente come clima, diciamo, pure più salutare e più cosa che non Padova. L'origine della casa, appunto, deriva in fondo dalla stessa tradizione, di stesse origini senigallesi, perché è stata costruita su un terreno che apparteneva a mia madre quando ancora c'era il regime di mezzadria, poi con la fine della mezzadria e con il fatto che i coltivatori non erano i mezzadri, erano ormai anziani, hanno venduto questo terreno e quindi la ditta Caio, diciamo con una permuta, adesso non so i particolari, mio padre ha preso questo appartamento. Siamo qui dal 1975. Diciamo che più o meno metà, no, forse meno della metà sono dei residenti fissi, almeno in questa palazzina, che è la palazzina A. Gli altri sono tutte persone che come noi vengono d'estate, da Torino, vengono da Milano, quindi, insomma, e ci si ritrova a un appuntamento fisso, sempre molto piacevole, perché sì, da un lato dà l'idea dello scorrere del tempo e si vedono le differenze da un anno all'altro, dall'altro dà un senso di continuità, insomma, di permanenza. C'è un bel ingresso, bel soggiorno, che dà proprio sul coperto quasi dagli alberi fuori, e questo è un esempio di mobili che così, tra l'altro questo arredamento è il risultato della spartizione della casa che aveva mio padre quando erano in servizio, che era molto grande, e con quella casa unica abbiamo arredato questa e quella di Padova dove stavano loro, quindi, ed è una, diciamo, quindi c'è questa continuità, i mobili risalgono a metà anni 50, quindi c'è proprio veramente questa permanenza nel tempo. E l'ingresso è molto, molto ampio, un bel armadio dove si buttano dentro tutte le cose per tenere ordine il resto, succede spesso. 3 camere da letto grandi, comode, e
due bagni, e soprattutto la parte forse più forte è il terrazzo, che è alquanto grande, dove si può anche mangiare con un gran tavolo, e in cui appunto d'estate ovviamente si può stare all'aperto. Questi sono i miei genitori che sono seduti, si godono il fresco in mezzo al verde. Allora, c'è la stanza, una, quella più grande, con i tre letti, è detta la stanza del faraone, non per megalomania, ma perché arredata con degli armadioni, con dei decori, con dei fregi dorati alquanto massicci, quindi ribattezzata faraone. Poi c'è la stanza dei ragazzi, che ormai sono sessantenni, ma che sono con i lettini di quando i miei fratelli erano ragazzini, ancora quando andavamo a Trento, perché noi abbiamo una lunga storia di spostamenti, quindi Senigallia anche per questo è un po' di riferimento. Poi c'è la cameretta che era di mia mamma, con un letto e mezzo, che diciamo è la mia, e ognuno, soprattutto ogni fratello, se ne ha, diciamo, si è appropriata di una e se l'ha un po' arredata, un po' a seconda delle proprie gusti, proprie esigenze. Le relazioni purtroppo non sono molto strette, perché venendo noi ormai saltuariamente, non è che, però sono dei rapporti di buon vicinato, dei rapporti anche di collaborazione, quindi assolutamente positivi. Ecco, chi rimane fisso magari avvisa se c'è qualche problema, quindi c'è anche, perché stando lontano ovviamente è più difficile gestire la casa. Però, e sono quasi tutti, cioè direi che sono tutti o la maggior parte i vecchi proprietari che hanno mantenuto l'appartamento. Ricordo una famiglia che, siccome per lavoro si era trasferita a Rimini, quell'appartamento lì sono dei nuovi, però ormai si parla di 20 anni fa, forse anche più, quindi da allora mi pare che siamo tutti gli stessi, siamo rimasti. Allora, quello che è aumentato dall'inizio sono i quadri, nel senso che mio padre a una certa età si è dedicato alla pittura e quindi con una discreta, cioè, dilettante, con una discreta efficacia, e quindi insomma amava giustamente essere ammirato, e quindi se ne sono aggiunti via via, e cosa che richiedeva ogni tanto un po' di riorganizzazione. Poi c'è tutto un settore di quadretti in cui ci sono dai bisnonni ai nipoti piccoli, quindi anche lì un senso di continuità nella storia. Ci sono un sacco di suppellettili che ogni tanto qualcuna di noi cognate magari tende a nascondere o sostituisce, dopo l'altra la ritira fuori, insomma è un po' una, va in fondo, va contrattato un po', no, questo spazio comune. I figli, diciamo, la generazione ultima, ogni tanto magari ci passano. Ecco, c'è da dire forse che la generazione ultima, quella diciamo di mio figlio, non ha mantenuto molti legami, molte amicizie qua a Senigallia, e quindi ci passa se magari deve andare ancora più a sud. È sempre una tappa molto comoda fermarsi qua per spezzare il viaggio. Ecco, quello forse sì, non è tanto utilizzata come potrebbe essere, però ho notato che da quando c'è terza generazione, che adesso c'ha un poco più di un anno, anche mio fratello, cioè il nonno che veniva meno, hanno ripreso a venire qua, a stare sia per stare col nipotino, ma anche in fondo per stare a Senigallia, no? Quindi questo senso ancora una volta di continuità, ecco. Diciamo che l'intenzione di sicuramente di disfarsene, no, di sicuro, proprio perché adesso ci sono i nuovi arrivati, i piccoli, che se la godranno per lungo tempo. Migliorie forse bisognerà farne. Ecco, si era pensato di introdurre il condizionatore, perché in certi mesi estivi in effetti può essere abbastanza caldo, quindi bisogna stare. Però in realtà poi ogni stanza c'ha un gran ventilatore, siamo attrezzati in maniera molto artigianale, ma che funziona, quindi direi che
non abbiamo progetti di cambiamenti. Io diciamo che la uso poco, meno di quello che potrei usarla. Fino a che lavoravo era più difficile, adesso che fortunatamente sono in pensione, penso che la userò e soprattutto mi piace usarla anche al di fuori della stagione estiva, perché allora sia la casa, sia la città, sia Senigallia sono più autentiche, cioè è la vera Senigallia e non la Senigallia dei turisti.